Per questo che è venuto a trovarci qui in studio padre Sergio Palumbo, a cui do il buongiorno. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno a tutti, grazie. Camilliano e parroco della chiesa di San Camillo dell'Ellis qui a Roma. Ti ascolteremo fra pochissimo anche all'opera, perché vediamo insomma che c'è microfono e chitarra, ma anche un'occasione per raccontare un po' come è nata, come è cresciuta e fiorita non solo l'amore per la musica, ma anche proprio la tua vocazione partendo dalla tua Napoli dove sei nato. Beh, e dalla Campania, certo, in cui sei cresciuto. Beh, sono due, musica, vocazione, sono due cose che forse vanno di pari passo, no? La mia vocazione è nata veramente un po' di tempo fa, perché l'anno prossimo, no, siamo nel 2000, tra poco nel 2023, tra poco il 2023. Nel 2024 celebro i miei primi 25 anni di sacerdozio, per cui siamo, diciamo, in cammino. Un incontro, quello con i camilliani, che come è avvenuto e quando l'incontro è avvenuto? L'incontro con i camilliani è avvenuto perché sì, io sono di Napoli, ma sono cresciuto a San Giorgio a Cremano, dove c'erano i camilliani, ma dai camilliani noi andavamo per giocare o per impiegare un po' il nostro tempo libero, ma non avevo nessuna intenzione di intraprendere questa strada, anzi. Però poi è avvenuto un fatto importante durante quegli anni. Avevo 16-17 anni, dove ho partecipato a un campo vocazionale, un campo scuola che organizzavano questi camilliani, e ci sono andato senza nessuna pretesa, anzi, era soltanto per unirmi al gruppo degli altri miei compagni. E durante quei giorni, è accaduto qualcosa di... allora per me era inspiegabile, no? Questo cambiamento da un giorno all'altro, quasi da un giorno all'altro, qualcosa di irresistibile a cui non ho saputo appunto resistere. È talmente irresistibile che ti ha portato dall'altra parte del mondo, perché tu giovanissimo, avevi credo 18 anni, insomma giù di lì, sei andato dopo questo incontro a Calcutta. Sono andato... Abbiamo visto, scorrevano poco fa delle foto con Madre Teresa di Calcutta. Hai avuto modo di incontrare, di stare vicino a questi ultimi e a questa, certo, santa degli ultimi? Beh, sono stato un privilegiato. Ho conosciuto Madre Teresa, diciamo, quasi per caso, però il caso non esiste. Dio già stava, diciamo, scrivendo la mia storia. E dopo poco mi sono ritrovato a Calcutta, ma non avevo ancora compiuto 18 anni, con Madre Teresa, questa piccola grande donna che mi ha totalmente plasmato. Che cosa hai preso da lei? Cosa hai assorbito? Perché immagino che vedere e stare a fianco per un po' di mesi a un personaggio del genere, a una figura del genere, riesca anche a dare delle cose nell'immediato di cui uno si rende conto poi man mano, andando avanti nel tempo. Hai detto bene, uno si rende conto man mano. Io a volte dico campo ancora di rendita, no? Rendita spirituale, ma soprattutto una rendita anche umana, no? Perché Madre Teresa era squisitamente e profondamente umana, era una madre. Ti racconto un aneddoto. A Calcutta noi eravamo soliti di buon mattino andare lì in casa madre per la celebrazione della messa, e alla fine c'era la colazione. Una mattina me la sono ritrovata a fianco che prendeva le fette biscottate con la marmellata, le spalmava e diceva eat, you have to eat, devi mangiare altrimenti non puoi stare qua. Era così, no? Materna. Beh, questa umanità, anche in quei piccoli gesti, perché abbiamo bisogno sempre di tanta umanità. Io dico sempre che si è spirituali perché si è profondamente umani. Non può questa cosa... Quegli anni hai detto che Dio stava scrivendo la tua storia che non conoscevi, e ti faceva a tua volta scrivere della musica, scrivere delle canzoni, perché tale era il bisogno di esprimerti, sì, di esprimere tutto quel mondo che stavi conoscendo, che hai cominciato a prendere carta e penna, chitarra e andare giù a scrivere. Allora... Tra i regali che si fanno per Natale ce n'è uno che ci proponi quest'oggi in studio, ed è
Padre di Misericordia? Sì. E allora ti Padre chiedo di Misericordia, che è un brano tratto da un ultimo album che è uscito qualche anno fa. A te. A me, vado. Ritornerò a casa di mio padre, tornerò. Ho venduto i miei sogni ed ora sono qui, nella polvere del fango. Non resterò. Ora lo so, quello che cercavo non si trova qui. Ho raccontato i miei sogni a illudermi. Da te mi sono allontanato, ma tornerò. Ti chiederò perdono, Padre, e tu mi accoglierai. E quando mi vedrai arrivare, di gioia piangerai. Non sono degno del tuo amore, ma tienimi con te. Mi ero perso, mi hai accercato, mi hai ritrovato. Eccetera, eccetera. Faccio un accenno. Un accenno. Grazie. Sono momenti alle 7:55 del mattino che ci riconciliano, perché tu che ci regali, io dico che ci regali delle canzoni, e ci regali perché ci regali proprio quel mondo interiore che ti appartiene. Chissà che dicono i tuoi parrocchiani di te, come portate avanti la vostra vita. Tu già avevi cominciato, insomma, quando eri più piccolo, a suonare durante la messa, eccetera. L'attualità, la vita di adesso ti vede parroco a San Camillo da 4 anni, credo? Da 5 anni. Ma prima di questa esperienza come parroco, che per me è nuova, sono stato 11 anni in ospedale, perché noi come camiliani, il nostro carisma camiliano è per l'assistenza ai malati, e il nostro habitat naturale è l'ospedale. Certo. Abbiamo anche qualche parrocchia. Io dopo diversi anni di ospedale ho accettato di fare questa esperienza in parrocchia, naturalmente cercando di diffondere anche la spiritualità e il carisma di San Camillo in parrocchia. Che cosa hai trovato in una realtà come quella parrocchiale? Perché per uno come te, che era andato in India, che ha continuato peraltro a seguire le orme di San Camillo in giro per il mondo, perché avete numerose missioni, certo, e che ha vissuto, diciamo, la cappellania dell'ospedale come luogo di esercizio continuo anche di spiritualità, approdare in una realtà parrocchiale, che cosa è stato per te? Ma ho sperimentato e sto sperimentando tanto che la parrocchia è un tessuto di relazioni, no? Quindi è più ampio lo spettro di attenzioni che bisogna avere. In una parrocchia ci sono tante, tante realtà. L'ospedale è quello, i malati, gli operatori sanitari, cose importanti, i familiari. Tutto questo in parrocchia si allarga, no? C'è la catechesi, ci sono i bambini, tante piccole realtà che in questi anni abbiamo cercato di mettere un po' insieme. Adesso un'ultima che abbiamo iniziato da poco è l'assistenza domiciliare. No, nel territorio, con l'aiuto di alcuni fratelli che sono anche specializzati in OSS, hanno un diploma di OSS, stiamo cercando di ampliare questa attività che era anche molto cara a San Camillo, quindi in qualche modo San Camillo ci deve entrare sempre. Perché, assolutamente. E poi, insomma, non siamo parroci diocesani, no? Siamo parroci. Ci sono tanti cuori che battono, poi lì ce n'è uno rosso, ce n'è uno verde. Bravo. C'è il cuore verde e il cuore rosso, è un'altra, diciamo, iniziativa sorta da poco, che consiste appunto, cuore verde si occupa con l'ausilio di alcuni volontari del verde del nostro territorio, no? Quindi di piantare anche qualche alberello, ma anche di fare qualche pulizia intorno alla parrocchia. E Cuore Rosso invece più propriamente si dedica
ai senza tetto, si va a te alla stazione Termini a portare un po' di cibo. È una realtà nuova, diciamo, che sta andando. E poi naturalmente avanti. C'è sempre la musica. E allora, secondo regalo di quest'oggi, certo. Si chiama Bethlehem, casa di pane. E allora, la chitarra è tua, il microfono è tuo, il palco è tuo. A te, Padre Sergio. In questi giorni di fine estate, prima delle nozze, esponi il corpo al sole sul tetto al primo mattino, con la scusa di girare i fichi messi a seccare. Scopri il ventre, così la luce attraverso di te arriva a lui. Ti stupirà la notte, è un grande gembo stracarico di luci, cos'è la notte di stelle illuminate, di tutte loro solo tu la sua. È ancora notte e lui nasce in casa di pane, lo annusi, lo tocchi, lo puoi abbracciare. Più del giorno ti stupirà la notte, è un grande grembo stracarico di luci, cos'è la notte di stelle illuminate, di tutte loro solo tu lassù. Sergio Palumbo, grazie per questo momento che ci sembra avvicinarci ancora di più a quel pane che è arrivato per essere condiviso, a quella mangiatoia che verrà riempita fra qualche giorno a Natale. E Natale non è Natale, e Michael Bublé ce lo insegna, senza un album di Natale. E allora che cosa hai fatto? L'album di Natale, qualche anno fa è uscito a seguito di un progetto, allontano un po' questo, a seguito di un progetto che si chiama Ars Pop Artisti per la solidarietà tra i popoli. Ecco, se lo sento. Stiamo sentendo Jubilate Deo, se Jubilate non sbaglio. Jubilate Deo, sì. Con sonorità del mondo, sì, africano. È nato questo primo progetto, Christmas in Africa, che è nato un po' metà in Burkina Faso, dove abbiamo delle missioni, metà in Italia. Abbiamo quindi pensato di riarrangiare alla maniera africana i canti più tradizionali di Natale. C'è questo Jubilate Deo che infatti sento in sottofondo, con diversi artisti che hanno dato la loro disponibilità alla realizzazione di questo progetto: Sara Grimaldi, Eric Daniel, persone che hanno suonato e cantato con Zucchero, per esempio, Mauro Spenillo, che è il mio arrangiatore e produttore di questo album. E il cuore che ci avete messo, l'umanità che ci avete messo in questo primo progetto di 5 progetti, insomma, che dovranno essere fatti, si rivela anche in quella parola quella parola, sì, africana, sì, sì, che sì, è strettamente correlata con l'umanità. Fa parte di un dialetto del Burkina Faso, il Moré. Ne sta per con, ma ha una valenza proprio di condivisione piena, no, con i popoli, con le realtà che riguardano queste popolazioni, soprattutto quelle che hanno più, ecco, bisogno di cura e attenzione. Padre Sergio, allora io ti ringrazio per grazie essere stato con te, noi, per grazie averci a voi aperto gli spartiti della tua vita più che le pagine, perché l'hai fatto in musica. E tanti auguri di buon Natale. Grazie, a te, auguri parrocchia. A te, auguri a tutti, buon Natale, grazie. 8:03, alziamo gli occhi al cielo, vediamo che tempo fa. Meteo.